Andiamo avanti sempre col libro di Zach Bryder, I sette pilastri della fede. Uh-huh. Facciamo il secondo pilastro, che è il secondo capitolo. Si chiama Rivelazione della presenza di Dio. Il secondo principio fondamentale è quello di sapere che la presenza di Dio è a noi rilevata in ogni momento, ogni istante, tutto il giorno e tutta la notte, e che sono avvenute continue rivelazioni sia dal momento della creazione. In alcune rare occasioni la rivelazione è diretta, per esempio quando una persona si sente il richiamo, sente che Dio è vicino a lui, piuttosto che come scrivo nella Torah, i miracoli che hanno visto, si è aperto il Mar Rosso, eccetera, allora lì la rivelazione è esplicita. Infatti dice, in alcune rare occasioni la rivelazione è diretta, i tuoi occhi sono aperti, e lo spiega qua Rabbi Yitzhak Breiter, i tuoi occhi sono aperti e ti colmi di una semplice grande voglia di avvicinarti a Dio. Anche questa è rivelazione, vieni chiamato e tu stesso senti il richiamo. E qua porta una storia nelle note, come Shmuel quando era nel tempio era ancora un bambino, un ragazzo, e in pratica faceva l'assistente, diciamo, a Eli, che era il Kohen Gadol, e c'è scritto in Shmuel, appunto, che in Samuele, che a un certo punto ha iniziato a sentire una voce che lo chiamava, e addirittura poi spiegano che voce era la stessa voce di Eli, che lo chiamava Shmuel, e lui diceva, e arrivava da Eli e diceva: Eli, mi hai chiamato? Lui diceva no, e vediamo che Eli, che era il grande Cohen, quindi il grande sacerdote, non sentiva la voce, ma la sentiva Shmuel. A volte, come si dice, vieni chiamato e lo senti direttamente il richiamo. Rabbi Yitzhak Breiter va avanti e dice: nella maggior parte dei casi, tuttavia, la rivelazione è indiretta. Riporta che ogni giorno una voce esce dal monte Sinai e dice: oi al genere umano che ha umiliato la Torah. Questo nelle note lo riporta, che sono le massime dei padri, perché Avot 6, capitolo 6, la massima numero 2. Dice: questo appello si rivolge a ciascuno, ogni giorno, ma indirettamente, raggiungendo ogni persona in maniera unica, in base al suo modo diverso di pensare, di agire e il contesto in cui si trova. È come se esce questa energia del il dolore che abbiamo umiliato la Torah, e ognuno ha un'antenna diversa, e così anche in qualsiasi altra cosa l'energia esce, sta a noi che antenna abbiamo. E va avanti e dice: la comunicazione può avvenire nei modi più meravigliosi. Stiamo parlando della rivelazione, ok? La comunicazione può arrivare nei modi più meravigliosi, persino al contrario, come con le cadute, come abbiamo visto nel primo capitolo, come abbiamo visto in diversi Torot, insegnamenti di Rabbi Nachman, che anche la caduta ti può avvicinare. Dice che la vitalità divina scende a noi e anche nei pensieri che abbiamo quando siamo pigri, quando siamo appesantiti, depressi, senza entusiasmo e così via. Anche in quei momenti è Dio che Dio ci sta mandando dei messaggini. Anche in quel momento Dio ti sta dicendo: ma non mi vedi, sono qua, dai, trovami qua dentro. Di continuo. Ci arriva persino in sembianze di pensieri atei. Come ci sono persone che ti dicono: ci sono altre religioni dove mettere in discussione la religione è tipo un peccato. No, nell'ebraismo no, anche quando vieni con pensieri: no, c'è Dio, non c'è Dio. Io per primo mi sono avvicinato alla Torah perché volevo dimostrare che non esisteva, che la Torah era una farsa. Guarda come sono finito. Quindi dico: state attenti. Il punto è che anche in pensieri, ti dice, arrivano perfino in sembianze di pensieri atei, ti fanno confusione mentale, pensieri negativi, sensazioni, fantasie, impulsi materiali e desideri e così via. Una persona può avvicinarsi a Dio con i pensieri materiali, come, non so, tutta la vita ti hanno insegnato che andare alle Maldive in vacanza è la roba più bella del mondo. Arrivi il primo giorno, bello, il secondo giorno, bello, il terzo giorno inizi a abituarti, il quarto giorno, una bella vacanza. Poi dopo una settimana, 10 giorni, 15 giorni, non fa per me, non fa per me.
Perché non fa per me? Perché non è la mia vita, non posso vivere così. È bello per un periodo di tempo. Quindi con il viaggio che hai fatto ti sei reso conto che una cosa materiale che per te era un sogno, era il paradiso, ti rendi conto che non è così. Quindi in ogni cosa, anche non so, una persona dice voglio mangiare la torta alla panna, la mangi, fin quando dici no, non è la cosa che fa per me. Quindi vediamo che anche, parliamo così di fantasie, adesso abbiamo fatto degli esempi un po' estremi, è giusto per capire, però ogni volta è sapere che anche nei pensieri materiali, nei pensieri, nei desideri che una persona ha, anche lì dentro è nascosto Dio. Non solo è nascosto Dio, ma ti sta mandando un messaggino per dirti avvicinati a me, Ine, vuoi questo? Prendilo. Poi vedrai che il vero godimento è quando stai vicino a me. La cosa principale da sapere è che qualsiasi cosa tu abbia sentito, visto o provato, ok? Sia da un uomo che da una donna, da qualcuno vicino o lontano, e in particolare da tua moglie e i membri della tua casa, che come diciamo spesso è la cosa più vicina a ogni essere umano, sono tutte parole di Dio che ti sta chiamando a sé. Ogni cosa. Oh, ma come mai non sei felice? Tua moglie ti dice, ma cosa è successo oggi che non sei felice? Piuttosto che dice, vatti a fare la doccia, che è Hashem che te lo dice. Ti dice, prendi i bambini, cambia il pannolino, è Dio che te lo dice. Ogni cosa che ti succede, sia vicino o lontano, accendi la radio o sali in un taxi, senti una canzone che dice una parola particolare, anche quello è tutto a Kadosh Baruch Hu che ti sta mandando dei messaggi, non solo dei messaggi, ti sta mandando dei messaggi per avvicinarti a lui. Così spiega Rabbeinu in Sichot Aran, Ken. Che Biduk, Sichot Aran 52, ce l'ho qua. Dice che tutta la terra è piena della sua gloria, così è scritto in Isaia 6:3. Tutte le cose gridano la gloria di Dio, tutte le cose, ed è allucinante, perché una persona vede, adesso vede il computer, anche il computer urla di continuo la gloria di Dio. Cosa vuol dire? È tutta l'intelligenza che ci sta dietro, da dove arriva, da dove va, anche quello è tutta la gloria di Dio. Sichot Aran dice, persino le storie delle nazioni, che intende dire le storie dei popoli che non sono ebrei, sono pieni della gloria di Dio. Una volta, se Dio vuole, studiamo magari, c'è la storia di Pinocchio, secondo la Chassidut dicono, ogni storia che c'è nel mondo è piena è impregnata di un messaggio che Dio ci vuole mandare. Non esiste storia o cosa che succede che non è un messaggino che ci vuole avvicinare a lui. E così va avanti va avanti Rabbi Nachman, lo spiega nella Torah 52, non è così lunga ma non voglio deviare, ma Rabbi Nachman dice che ogni cosa che succede, che senti, vedi al telegiornale, senti il radio, vedi un tuo amico, vedi tua moglie, vedi tuo marito, qualsiasi cosa che senti, è tutto viene da Dio ed è tutto un messaggino che ti sta dicendo avvicinati a me. Ve l'ho detto all'inizio, chi ha visto il primo pilastro, che qua stiamo parlando di estremismo di fede, ok? Di solito la parola estremista fa molto paura, perché una persona che prende le cose in modo estremo è sempre pericoloso, perché da qualsiasi parte stai. Qua stiamo parlando di estremismo della fede, è l'unica cosa, no, forse neanche... cioè se vista in modo positivo, cioè se presa in modo buono, perché comunque la fede, poi sapere che Dio in ogni cosa ti porta a essere umile. Quindi il prendere la fede in estremismo, vuol dire credere che ogni cosa che fa è Dio che me la fa per il bene, ti deve portare a essere umile. Una persona che invece inizia a dire agli altri fai così, fai cos'ha, vuol dire che non ha capito ancora il messaggio qua, però siamo ancora al secondo pilastro, andiamo avanti. Allora va avanti Rabbe, dice che e le cose di cui necessiti per raggiungere la tua perfezione spirituale vengono mandate dall'alto attraverso queste comunicazioni. Qualsiasi cosa, come adesso Dio vuole avvicinarti a Lui. Però sa che se tu adesso fossi sposato, oppure se avessi avuto, se sei una donna, avessi avuto un marito, eccetera, non ti saresti avvicinato a lui. E quindi cosa fa? Adesso dice, aspetta,
Non si sa mai, questo Shabbat è venuto questo signore che è molto grosso, grosso, e mi diceva che non è sposato, ma mi diceva, sai, ho capito che alla fine il mio lavoro è soltanto dir grazie. Mi ha detto, ma che bello, fa sì, è il lavoro più importante, dir grazie, non importa, se adesso Dio vuole che non mi sposo, non mi sposo, se vuole che mi sposo, mi sposo. L'importante è dire grazie, ed esattamente è la base. Di sapere questi concetti qua, poi ti deve portare a dire grazie. Una persona viene e ti umilia e ti dice: Ah, scemo, tu sei così, non capisci niente. Wow, il pilastro numero 2 dice che anche questo viene da Dio e questo mi viene ad avvicinare a Lui. Wow, hai ragione. Si vede che ho l'ego troppo grande, quindi devo sentire che sono scemo. Hai ragione, ti voglio bene, grazie. Lo rincorri, dici grazie, grazie. Questo dobbiamo fare, di continuo ogni cosa ci deve avvicinare a lui. La Gemara accenna a questo principio affermando che dal giorno in cui il santo tempio fu distrutto, il Bet HaMikdash, la profezia fu portata via ai profeti e data ai pazzi e ai bambini. Ai pazzi e ai bambini. Così è scritto in Baba Batra, chi vuol vederlo nel Talmud, in pagina 12, Amud Bet. Ok? Dice, la profezia era il mezzo in cui Dio comunicava con noi, mostrandoci dove stessimo sbagliando e che direzione avremmo dovuto prendere. In questo senso la Gemara chiama i profeti pazzi e bambini. Bambini anche, considerato un bambino che non ha dat, non ha ancora consapevolezza, quindi non ha ancora consapevolezza. Dice, in quanto coloro che ci impartiscono questo sono delle guide divine che non sono nemmeno al corrente del vero significato delle loro parole. Ti dicono la roba, non sanno cosa dicono, ognuno di noi capta le parole in modo diverso. Loro vengono a portare il messaggio, portano il messaggio, ma neanche sanno cosa ti stanno dicendo. Senti il bambino che ti dice qualcosa, tu puoi dire, wow, adesso mi rafforzo, adesso vedo. È lavoro di continuo, sapere che ogni volta, ogni cosa che succede, è tutto Dio che ti sta cercando di avvicinare a lui. Hanno solo una loro idea, stiamo parlando di bambini e dei pazzi, hanno solo una loro idea di quello che ci dicono e sul suo motivo. In ogni caso, anche quando qualcuno ci dice qualcosa che non è assolutamente giusta, è necessario sapere che anche in essa si cela un messaggio che in fondo è per il nostro bene. Wow, è difficilissimo, difficilissimo. Una persona ti dice una cosa che non c'entra niente, che non è giusta, cosa ti dice Rav? Anche quella dobbiamo vedere che arriva da Hashem. Questa catena discendente del processo di rivelazione, che spesso può sembrarci colma di messaggi contraddittori, affonda le radici nei santi dibattiti che ci sono nella Gemara, o in tutto la Gemara e il Talmud. Okay? In cui vengono riportate le discussioni dei Tanaim, che sono i rabbini che vivevano fino al periodo della distruzione del Tempio, oppure che sono appunto i maestri che hanno detto la Mishnah, quindi qua riporta, dice, e gli Amoraim, che anche sono i rabbini che sono venuti dopo, i Tanaim, che sono quelli che discutono nel Talmud, tutte le discussioni, qua dice, sebbene siano in disaccordo con gli altri, perché c'è una scuola che dice una cosa, oppure un rabbino che dice una cosa e l'altro dice un'altra cosa, ok? Sia queste che quelle sono parole del Dio vivente, così è scritto in Iruvim. Elo ve elo divrei Elohim Chaim. Cosa vuol dire? Che sia uno dice che bisogna andare a destra, quello dice che bisogna andare a sinistra, tutte e due sono la volontà di Dio, sono parole del Dio vivente. Ma come? Uno dice andare a destra, uno dice andare a sinistra. Noi col nostro concetto, in particolare, immagino che ancora ci sono come si chiamano, i posti dove parlano in televisione, i talk show. Nei talk show ci deve essere uno che dice una cosa, quello che dice l'altra. Allora uno ha ragione, l'altro no. Noi abbiamo l'attenzione, di solito la nostra predisposizione ogni volta a dire questo ha ragione, questo non ha ragione, questo è il bravo e questo è il cattivo. È super accentuato nei film. Tu guardi un film e ti dice questo è il buono e questo è il cattivo, ma la vita non è così buono e cattivo. Noi non crediamo che ci sono i cattivi, persone che hanno dei momenti un po' negativi, ma in realtà sicuramente tutti sono buoni. Dice qua nella Gemara, le Avdi, vuol dire a differenza, stiamo parlando del Talmud che discute tramite i versi della Torah e la Mishnah, quali sono e qual è la volontà di Dio. Allora, Rabbi Yehuda dice una cosa, Shmuel dice un'altra cosa, e dice però quando si arriva, e quindi no,
Se uno dice vai a destra, l'altro a sinistra, alla fine poi devi scegliere la regola, devi scegliere la halakha, si dice qual è la regola, vado a destra o vado a sinistra? E ti dice quando si arriva alla decisione finale, la halakha, che è la regola, deve essere conforme al parere di uno dei due disputanti e non all'altro, quindi vuol dire che uno ha ragione dei due, non puoi fare una regola secondo tutti e due. Ciò nonostante, Dio incita l'altra parte a promuovere la propria opinione dando piena prova dalla Torah. Non ti arrendere, tu credi di aver ragione secondo la Torah, continua a portare prove su prove su prove su prove. Anche se la halakha, la regola alla fine non va secondo quello che dici tu, e questo è per dirci che ogni volta quando anche affrontiamo una discussione puoi portare una fonte di qua, una fonte di là, ma non prenderla sul personale. Non è, può essere che la radice della tua anima va più in una direzione come un rave e l'altro va più nell'altra, ma non è una cosa personale. Io credo in un modo, lui crede nell'altro, però finché la base è nella Torah e le radici nella Torah va benissimo. Ci sono una marea di diversi approcci, anche come diciamo spesso gli approcci verso gli altri, l'approccio nell'insegnare, nel studiare, ci sono una marea di approcci, e non vuol dire che è come studiamo noi, perché ci sono tanti che dicono Rabbi Nachman, no, Rabbi Nachman Baruch Hashem fa bene a noi, i Chabad sono fantastici, come studia i rabbini italiani sono fantastici, sono tutti fantastici, ognuno deve trovare dove riesce a collegarsi, ma non vuol dire che uno è più o meno buono dell'altro, non arriviamo mai a pensare questa cosa qua, e dobbiamo sapere che sono tutti di Ivrei Elohim Chaim, vuol dire che tutti parlano Torah, finché parlano Torah è sempre Torah. C'è un Yetzer Hara ancora più grande, vuol dire che è un istinto al male che dice no, ma quello no, non è religioso, no, è tutto Torah. Qualsiasi cosa viene da Kadosh Baruch Hu che ci vuole avvicinare a lui. Se non è Torah, se uno ti dice una cosa che non è secondo quello che è scritto nella Torah, allora devi portare, guarda, ma nella Torah c'è scritto così così, perché non fai così così? E lui ti risponderà. Se non ti risponde, trovi un altro modo. Non vogliamo, come si dice, creare discussioni per cioè, Se non ti trovi bene col modo di vivere di una determinata, diciamo, corrente, vai da un'altra parte, è pieno, grazie a Dio, è pieno. Però sempre sapere che non è che la tua bandiera è la squadra vincente e gli altri fanno schifo, no. Ognuno vuol servire Dio e ha una via diversa, e non vuol dire che la tua è meglio dell'altra. E qui ti dicono, a volte c'è una storia che si parla nel Talmud, che in Bab Mezia, pagina 59b, la riporta qua, che Rabbi Eliezer una volta discuteva con tutti i Chachamim, con tutti i saggi nel Bet HaMikdash, nel Bet HaMidrash, qua nella casa di studio, e alla fine aveva una storia famosa, non voglio sdeviare, ma il fatto, alla fine Rabbi Eliezer era sicuro di aver ragione, ha detto ho ragione, se ho ragione che l'albero mi sia da testimone, l'albero si è spostato, il ruscello, ogni cosa che lui portava a testimoniare se aveva lui ragione o no, dicevano che lui aveva ragione, e i Chachamim, i saggi dicevano no, noi mica possiamo decretare le regole secondo un albero, secondo il muro. Ha detto se ho ragione che il muro mi sia da testimone, il muro si è spostato così, no? Allora Rabbi Eliezer ha detto ok, se ho ragione io, allora che Dio venga a testimoniare. Alla fine è uscita una voce dal cielo e ha detto Rabbi Eliezer ha ragione. I saggi cosa hanno detto? Quindi, Dio viene a testimoniare che Rabbi Eliezer ha ragione. Chi non ci crede che vada a vederlo nella Gemara, cosa dice la Gemara? La Gemara dice che i saggi hanno detto Dio, tu hai dato la Torah, hai dato le istruzioni, hai detto a noi, hai dato delle regole di come dobbiamo decidere la halakha, di come dobbiamo decidere le regole. Ma adesso ti intrometti? Ma hai scritto da qualche parte che facciamo le regole in base alla tua voce, quello che dici? No, tu hai già dato la Torah, noi non hai cambiato mai una virgola. Hai deciso che se c'è una persona singola e tanti che hanno un'opinione diversa, la regola è come l'opinione diversa. E Dio cosa c'è scritto che ha detto? Mi avete battuto, figli miei mi avete battuto, ed è anche contento, e la halakha, la regola non è andata come Rabbi Eliezer, e in più l'hanno niduto, vuol dire hanno dato il divieto di studiare con lui perché aveva scomodato il cielo
per dire ho ragione. Ovviamente non lo faceva per l'ego, ho ragione io, voleva far vedere veramente qual era la verità, però l'ha fatto in un modo che non era congruo al modo di studiare o fare per i tempi. Adesso non voglio entrare in questa storia, perché questa storia è piena di segreti e ha sfaccettature enormi, quindi non voglio entrare in quello, però ve l'ho detta lì così, per far capire cosa? Che anche qua Dio diceva che Rabbi Eliezer aveva ragione, ma comunque la halacha, vuol dire la regola, è andata secondo i saggi, per dire che tutte e due erano verità, perché alla fine la regola la facciamo così, però Rabbi Eliezer aveva ragione. Quindi vediamo che anche quando vedi due opinioni, non vuol dire che uno è il bravo e uno è il cattivo, sono tutti e due bravi, ok? Quindi quando si giunge alla pratica, però, bisogna seguire la halakha, non puoi dire a volte faccio così, così, no, devi prendere una linea e vai con una regola. Dici come viene stabilita dalle regole della Gemara. Per esempio, molte volte nella Gemara, nel Talmud, dicono Rabbi Meir, non è la halakha come Rabbi Meir, vuol dire la regola non è come Rabbi Meir, perché lo yardu le sof dato, vuol dire che non sono i saggi, non riuscivano a capire Rabbi Meir fino in fondo, ma in realtà lui è più alto di tutti, così dicevano di Rabbi Meir. Però la regola non è come quando dice Rabbi Meir, se c'è una discussione tra saggi e Rabbi Meir. Dice, nonostante le parole del secondo maestro contraddicano la halakha, la regola, siamo comunque tenuti a sforzarci di capirne l'approccio. Non solo devi dire quelle sono le parole, anche quelle di Dio, ma ti devi sforzare a capire come mai viene e ti parla in questo modo, da dove la capisce questa cosa, poiché anche le sue parole sono parole di Dio. Che dolcezza. Cioè, se nella vita ci troviamo di fronte a un messaggio contraddittorio, dobbiamo tenere presente che questo è il modo in cui è stata progettata la creazione, al fine di conferirci il libero arbitrio e metterci così alla prova. Quando operiamo le giuste scelte e agiamo di conseguenza, estraiamo il bene dal male. Scegli, devi andare a destra o a sinistra? E poi qua accenniamo una minima a quello che diciamo del libero arbitrio, perché qua ti dice: quando operiamo le giuste scelte e agiamo di conseguenza, estraiamo il bene dal male, prendendo parte alla rettificazione o correzione del creato, cioè dipende da te. È questo che molte volte nella nostra generazione le persone hanno perso è tutto così grande, è tutto così connesso, che abbiamo perso lo scopo della vita. E io non so qual è lo scopo né mio né di nessuno, però c'è uno scopo, ognuno lo deve cercare e sicuramente è migliorare il mondo. Ok? Ognuno di noi dove si trova il tuo scopo è migliorare il mondo. Ok? Qua ti dice così lo aggiusti, c'è scritto nelle benedizioni che noi facciamo la mattina, c'è scritto Anoten sichvil binal afkhim ben yom uvelaila. Dice che dai cervello al gallo, vedere dal giorno alla notte. Allora ogni volta diciamo ma cioè, proprio al gallo del cervello quando fai la benedizione. Allora un rav che studiava Kabbalah ogni volta mi diceva come mai proprio al gallo, perché il gallo, la gallina tutto il tempo fa così con la testa. Noi dobbiamo essere come il gallo, questo è buono, questo non è buono, questo è buono, questo non è buono. Ogni cosa che ti succede, cercare di capire come posso scegliere. Adesso arriva un tuo amico e ti dice: ah, ma hai visto quell'altro fa così, così. Non voglio sentire queste robe. Dice, ma la male lingua. Qua ci sono adesivi, bisogna farli anche in Italia. Che dice: Lashon hara lo medabere elai, vuol dire la male lingua non mi parla. Con un tipo con il rosso, col sangue lo scrivono. La male lingua a me non parla, a me non interessa sentire la male lingua. Ogni volta puoi scegliere, in ogni cosa. Arriva una persona, gli hai dato il resto sbagliato in un negozio, puoi star zitto, oppure puoi tornare e dire: mi hai dato 10 euro in più, un euro in più, qualsiasi cosa, e ritornare indietro. Stai tu scegliendo. Rabbi Nachman una volta gli ha chiesto a Rav Moshe Lam per dire a quello
per tornare a quello che abbiamo detto prima, Rabbi Nachman ha chiesto: ma se Dio sa tutto, Nahon, ma dov'è il libero arbitrio? Ci sono una marea, ovviamente non è una cosa che possiamo imparare su due piedi. Aval Rabbi Nachman, la risposta che ha detto fa: vuoi fare del bene? Lo fai. Non vuoi fare del bene? Non lo fai. Noi, dal nostro punto di vista del mondo, abbiamo il libero arbitrio. Che Dio sappia quello che sceglie o no, è così, ma non te ne frega, non ti toglie il libero arbitrio. Non te lo toglie, tu continui ad avere il libero arbitrio, puoi scegliere se trattenerti o pestare una persona, lo scegli tu. Puoi trattenerti se mangiare una determinata cosa o fare un altro, hai il libero arbitrio. Più ci sono persone che ne parlano più in modo più profondo, oppure in altre Torot di Rabbi Nachman, abbiamo detto che se tutto è decretato già dal cielo, come abbiamo visto l'altra volta, allora dov'è il mio libero arbitrio? Il tuo libero arbitrio sta, se vuoi andare a vederlo più nel sottile, è sottile, sul come accetti la realtà che ti viene incontro. Ti licenziano al lavoro? Wow, grazie Dio, grazie. Come accetti ogni cosa? La ragazza ti ha lasciato? Wow, riconoscelo, grazie, grazie. Wow. Da come prendi con felicità ogni cosa che ti succede, quello è il tuo libero arbitrio. Cara, dicono. Quindi è ancora più difficile, è molto più facile sapere che il libero arbitrio è: scelgo di fare così o scelgo di fare così. Aval Rabbi Nachman ha detto: ma bepashtut vuol dire semplicemente, vuoi fare del bene, lo fai, non vuoi fare del bene, non lo fai. Dio sa o non sa, ma vuoi capire Dio? Non abbiamo il cervello per capire Dio, non abbiamo la testa, non abbiamo delle concezioni. Abbiamo parlato anche altre volte, abbiamo detto che i mondi da dove noi possiamo iniziare a pensare sono soltanto da migliaia di livelli più bassi, ok? Perché più in alto non abbiamo proprio il cervello, non abbiamo, per noi ogni cosa in questo mondo deve avere una causa, deve avere un effetto, però anche senza effetto, ma deve avere una causa, deve avere un inizio, deve avere una fine. Non riusciamo a capire col cervello il senza fine. Quando vogliamo parlare dell'anima, come fai a parlare dell'anima? Stiamo parlando del senza fine, senza fine. Una volta in Yeshiva un ragazzo mi diceva: no, l'altro giorno pensavo cosa vuol dire il senza fine. Senza fine è come se riempi il mondo di sabbia e ogni 100.000 anni mandi un uccello che viene e prende un chicco di sabbia. Quando ha finito di svuotare il mondo, ancora non sei arrivato al senza fine. È uno spazio dentro il senza fine. La tua anima senza fine, è senza fine, non abbiamo il cervello per capirlo. O le cose che devono avere un motivo. Facciamo un esempio: una volta, diciamo, se tu arrivi nei mondi più alti, vedi una palla che rotola. Dici: perché rotola? Così. Come così? Così. Non è il cervello che c'è qualcosa che va così. Perché a Dio piace così? Perché? Ma vuoi capirlo? No. Al tuo livello non hai modo proprio di capire come mai è così. E quando è che ha iniziato la palla a rotolare? È lì da sempre. Come da sempre? Ma non ha... No, è lì da sempre. Ma è lì da sempre. Cosa vuol dire da sempre? Non hai il cervello per capirlo. Non abbiamo il cervello per capire i livelli così alti. E quindi atteniamoci agli grandi tzaddikim su queste cose che ti dicono: hai il libero arbitrio, vuoi andare a destra, vai a destra, vuoi andare a sinistra, vai a sinistra. Tutto questo si collega al motivo per il quale siamo tenuti a studiare il codice delle regole ebraiche. Abbiamo detto che le regole... La halachot, come dice Rabbi Nachman Belikutei Tinyana, il numero 2, le halachot, le regole, sono in pratica la volontà di Dio. Quindi tu studi il Talmud, il Talmud si basa sulla Mishnah, la Mishnah si basa sulla Torah, la Torah è stata data da Dio a Mosè. Su ogni verso ti arriva poi una regola pratica. C'è chi dice devi far così, chi dice far così. A volte ci sono una marea di opinioni. Noi abbiamo fatto l'esempio solo con due, ma ci possono essere 3, 4, 5, 8 opinioni. Inizia così proprio tutto il Talmud. Alla fine devi prendere una via. Quella via è quello che in terra e quindi anche in cielo è stato decretato che è la volontà di Dio. Ok? Quelle rappresentano Shulchan Aruch, che vuol dire il tavolo apparecchiato. Cosa vuol dire? Apparecchiato con le regole. Non devi più andare al Talmud per vedere le regole, ma abbiamo avuto dei grandi tzadikim, tra cui Rabbi Yosef Karo, che ha scritto Shulchan Aruch, e poi fino ai giorni oggi, ai giorni nostri, tipo Rav Ovadia Yosef, siamo arrivati fino a avere la Halakha, e poi
di tutti hanno scritto Ramà, anche il Balatani ha scritto Shulchan Aruch. Il Shulchan Aruch è il libro con le regole già preparate. Quando ogni giorno, dice Rabbi Nachman, scrive Besichot Aran, anche il numero 29, che tutti i giorni un Hasid Breslev deve studiare almeno due regole al giorno, almeno ogni giorno. Almeno pian piano inizia a entrare dentro di te, sai cosa devi fare, come comportarti. In pratica dice una decisione di Halakha porta pace, no? Come detto nelle discussioni tra i saggi, poiché le loro discussioni sono la fonte ultima di tutti i conflitti esistenti al mondo. Una decisione halachica, vuol dire una decisione della regola, ci aiuta a risolvere tutti i conflitti in generale, perché uno dei due si annulla. Ok, hai ragione. No. Non si annulla perché non credi di aver ragione. Ok, la tua idea è più forte della mia. Bella lì, hai ragione. Nel momento in cui tu accetti la regola come è fatta, porti pace non solo su di te, ma su tutto il mondo. E come abbiamo visto, una persona adesso inizia a studiare e si rende conto che la Torah è la verità. Ok, io dico quello che è successo a me. Inizia a studiare, c'è qualcosa che non ti quadra. Dici, ma perché? Almeno a me personalmente, che venivo da un mondo un po' allucinante, dicevo, ma cosa vuol dire? Non puoi toccare le donne, non puoi, ma finché non ti sposi non puoi toccare una donna, cos'è queste robe qua, robe da pazza? Sono andato a studiare la halakha, la regola, e vado più dentro. Allora discutevo con chi mi insegnava la regola, e entri più dentro. Wow, fantastico, al millimetro. Non solo per il tuo bene, per il bene di lei, il bene di tutti. Nel momento in cui l'hai accettata, poi arrivano un'altra regola, ti dicono: guarda, se riesci, metti il tallit, questo qua, il tallit, che è il tzitzit katan, vuol dire con gli tzitzit, con i nodi, i filatri, non so come si chiama in italiano. È meglio, i chachamim dicono, di metterlo di lana. Ho già visto come hanno ragionato su una halakha. La seconda halakha l'accetto. Posso ancora dire, mamma, perché metterlo di lana? Lo voglio mettere di tessuto, lo metto a canottiera. Si può, puoi vedere. Ci sono una marea di sfumature. Però poi anche la seconda, la terza, la quarta regola che vai a studiare, vedi che è tutto così preciso, basato sulla Torah al millimetro. Che pian piano dice, ok, come si fa? C'è ormai il cava la cava, vuol dire c'è un numero di telefono. Arab, devo fare così, così, cosa faccio? Così, ok, bella lì, basta. Chiami il rabbino, dice, ah, così, così, fai co va bene, bella lì, non chiedi più niente. Ovviamente bisogna continuare a studiare, come dice il rabbino, ogni giorno studiare la halakhot è importantissimo. Pertanto, lo studio del Shulchan Aruch, vuol dire delle regole, che è interamente composto da decisioni halachiche, aiuta la persona a fare pace con se stessa e a risolvere sia i conflitti interni che quelli che ha con il mondo. Non soffrirà di più di quello che c'è scritto cuore diviso, così è scritto in Osea 10, in quanto, come c'è scritto, quando Dio è felice del comportamento di una persona, lo sono persino i suoi nemici. Quando Dio è contento con te, anche i tuoi nemici. Chi sono i tuoi nemici? Questi sono i pensieri che vengono dalla cattiva inclinazione. Quello è il tuo vero nemico. Cosa sono i tuoi nemici? Sono i pensieri negativi. Ma quando una persona, quando Dio è felice del tuo comportamento, anche i pensieri negativi sono anche loro felici. Ok? Che sono i pensieri, appunto, che dici qua, che confondono il cuore. Quindi persino i suoi nemici fanno pace con lui. Ok? Andiamo avanti, come c'è scritto qua, dice nella Gemara, Megillah dice, per arrivare alla giusta decisione è necessaria l'assistenza del cielo, qua nelle note. Perché appunto, perché se il cielo gli piace quello che fai, allora anche agli altri piace. Nel tempo a venire, se Dio vuole, che venga già da oggi, e quindi vuol dire con l'arrivo del Mashiach, Dio manderà alle nazioni una lingua pura e tutti invocheranno il nome del Signore. Così c'è scritto. Di conseguenza, gli idoli moriranno tutti completamente, tutti moriranno gli idoli, così è scritto in Sfania 3:9, il male verrà trasformato in bene. Vai, vai, speriamo che veramente al più presto possibile. Per sua volontà, poi si scoprirà che anche i tentativi di rinnegare Dio, di fatto, sono un appello alla fede. Sono un appello alla fede, non che, ah, vabbè, no, sono un appello alla fede. Nelle parole iniziali del Levitico, che è Vaikra, c'è scritto, si ricorda un'allusione a questo richiamo, e questo io lo adoro,
Vaicrachi vuol vederlo la prima lettera, la prima parola del libro di Levitico, che si chiama Vaicra. Vaicra, c'è scritto, ed egli chiamò, Vaicra, parla di Dio che ha chiamato Mosè, però parte con la parola Vaicra, egli chiamò, in cui l'oggetto del richiamo è Mosè. Nel Sefer Torah, vuol dire che nella Torah, la lettera Aleph, in questa parola figura piccola rispetto alle altre. Anche qua, giusto per fare un esempio, perché ci sono persone che nei commenti, a me veramente, come si dice, fa piacere i commenti. Io mi prendo un po' di tempo al giorno e quando riesco rispondo, quando non li vedo non rispondo, però provo a rispondere a tutti. E ci sono molti che vengono e ci scrivono dei commenti, dovete credere in Gesù perché c'è scritto questo verso. Adesso noi mettiamo in dubbio tutto, come abbiamo visto fino adesso. Cioè, se mi porti un verso, almeno vai a controllare che il verso è giusto, perché io non ho problema se mi porti un verso che dice che... Però anche ieri ho visto un commento e cioè, il verso proprio o è tradotto totalmente sbagliato, oppure le persone fanno copia e incolla da dei siti che hanno delle traduzioni così, però noi Baruch Hashem in ebraico abbiamo ogni parola è senza fine. Guarda qua, c'è scritto Vaikra, vuol dire egli chiamò, però una Aleph piccola. Manteniamo da 3000 anni la tradizione di tramandare la Torah con una lettera piccola. Ma viene adesso a dire di cambiare, mi dici no, qua vuol dire così. Guarda cosa dice Rabbi Yitzchak Breiter dal fatto che c'è una lettera piccola. Dice se la Torah Aleph, che è la Aleph, che è scritta è scritta piccola rispetto alle altre, e le altre lettere della parola, cioè se tu togli la Aleph che è piccolina, leggi solo le grandi, ti viene la parola Vaiker, che significherebbe e accadde. Cosa vuol dire? Che in ogni cosa che succede all'uomo, che accade all'uomo, si cela la voce di Dio che lo chiama. Perché abbiamo detto che Vaikra ti chiama, con la Aleph piccola vuol dire che accade. In ogni cosa che ti succede Dio ti sta chiamando. La silenziosa e piccola voce. Cerca di capire bene questo concetto, dice Rabbi Yitzchak Breiter, come è scritto in Likutei Moran 33, 54, 62, Likutei Tiniana, che è la seconda parte di Likutei Moran, 12 e 78. Se Dio vuole, andiamo avanti pian piano i 7 pilastri, ce ne mancano 5. Grazie a tutti. E poi man mano scrivete, ci sono delle cose che pian piano le andiamo a toccare, andando avanti nei capitoli. Se poi qualcuno non piace questo tipo di libro, questo tipo, che lo scriva, non c'è problema. Shavua tov, buona settimana.